E rieccoci ragazzi, non mi ricordo più che giorno è, però oggi, dov'è? Oggi giovedì, il giorno lo so, però non mi ricordo più il giorno di viaggio, partito sabato, da qui, da Teulada, oggi si riparte, davvero un bel panorama. Niente, oggi tappa breve, saranno ancora un 100 km, rifarò un pezzo di strada che ho fatto già ieri, ovvero la Teulada Chia. È molto bella sia all'interno che all'esterno. Farò comunque la costa, quindi pezzo costiero e via. A dopo. Ok ragazzi, si parte. Oggi ho fatto un po' stato un po' lazzarone, sono partito un po' tardi e no, non posso. Come dicevo, ho fatto un po' lazzarone, mi sono svegliato tardi, sono le 10, è quasi un quarto. Quindi adesso ripartiamo, si riparte, anzi riparto perché sono da solo. Purtroppo ragazzi, la vacanza diciamo è partita bene perché stiamo vedendo posti fantastici, però da un altro lato ho un problemino al fondo schiena che quando sono in moto niente, però quando sono, non so, devo sedermi così, mi fa un po' malino, però non fa niente, stringiamo niente e spero che prima di settimana prossima sia passato. Mi sto curando ovviamente, però credo che questo problema sia un po' frequente in tanti motociclisti, soprattutto per chi fa tanta strada. Però niente ragazzi, si stringe i denti e comunque la sofferenza è ripagata dai panorami fantastici che ci regala la Sardegna. Oggi allora per arrivare all'albergo non c'ho tanta strada, sono 100 km. Infatti questi giorni sto un po' tranquillo, non mi voglio strapazzare più di tanto, visto che comunque ho questo problema, però era già così, diciamo più o meno il programma della vacanza, ovvero partire a cannone i primi 2 giorni facendo un bel po' di chilometri, un bel po' di strada e poi andare a calare il ritmo per poi riaumentarlo per tornare appunto indietro a casa, perché sabato, ovvero dopodomani, avrò il secondo traghetto che mi porterà in Sicilia, se tutto va bene, sarò in Sicilia e quindi vedremo. Poi avevo comunque in mente di fare qualche tappa carina anche in centro Italia, magari una o due tappe, visto che volevo vedere qualche città che non ho ancora visto, qualche paese più che città carina. Comunque restate connessi al canale. E niente, si parte con la Teulada Chia fra un po'. A dopo. Ok ragazzi, qua come l'altro giorno parte la Teulada Chia, strada davvero fantastica. Comunque anche quella interna avete visto ieri, che sorprendente. Un po' tutte le strade qua in Sardegna a loro modo sono divertenti e belle. Comunque
Adesso vediamo, magari è libera e ve la faccio vedere tutta. Guardate qua che spettacolo! Ragazzi, c'è da andare in Sardegna in moto. Venite in Sardegna in moto, non ve ne pentirete. Ok ragazzi, qua la zona divertente finisce. Adesso mi dirigerò verso Cagliari. Lo supererò Cagliari e andrò verso Villa Simius. Adesso poi vedo che ora si farà. Comunque Sardegna che mi sta impressionando davvero tanto. Anche se sapete ragazzi che a me rimane in sospeso un viaggio che sarebbe quello di Capo Nord. C'è chi è andato anche quest'anno, io sinceramente non me la sono sentita. Già diciamo che è rischioso tra virgolette, perché cioè non è più il rischio di ammalarsi, che magari per gente abbastanza giovane non ce n'è più di tanto in forma grave, però è il rischio magari di rimanere bloccati da qualche parte, in qualche stato, e già andando in Italia dovrei passare dalla Sicilia e già lì dicono che ci sono le zone, delle zone rosse, vediamo un po'. Non è il massimo, però bisogna viaggiare a mio avviso, anche se c'è il virus, anche se c'è tutto quello che volete. Però è la prima volta, la primissima volta che si blocca la gente in questa maniera. Quindi niente, adesso penso che non saranno strade bellissime. Quindi ci vediamo nei pressi di Cagliari. Ok ragazzi, mi sto avvicinando a Cagliari, che si vede là in lontananza. Non molta lontananza, perché è qua abbastanza vicino. Qua sulla destra c'è una spiaggia mica tanto bella, però comunque è una spiaggia lunga. Sulla sinistra mi pare che ci sia il porto industriale, o comunque il porto, anche là sulla destra si scorge il porto, si entra in superstrada. Bella Cagliari, ragazzi, non è male, un po' incasinata, ovviamente come tutte le grandi città, capoluoghi di regione. Se l'è un po' incasinata, però ha il suo perché. Come si esce da Cagliari subito, tac, spettacolo. Guardate che spettacolo. Wow! Complimenti! E anche qua dove vai in Sardegna, ragazzi, che mare!
Che mare spettacolare. Che mare. Qua non potevo non fermarmi a far vedere sto spettacolo, guardate qua. Altro che Caraibi. Altro che Caraibi! Ah. Cioè, ma che è di un limpido il mare qua, ragazzi. Di un limpido. Wow. Ripartiamo. Davvero posto spettacolare questo che vi ho appena fatto vedere. Bello, bello, bello. Che bellezze, che bellezze naturali. Certo che ogni calletta, guardate qua, c'è. Spettacolo. Guardate che zona. Eccolo. Ragazzi, eccoci, albergo, villa, no, hotel, non mi ricordo più. Allora, guardate qua. Piscina. Hotel Solanas, ragazzi, che siamo a Solanas. Ora vado a vedere se c'è. Comunque magari poi faccio il room tour, ma guardate che spettacolo. Che hotel, la piscina, bellissimo. In spiaggia, ragazzi. Questa è un po' più commerciale questa spiaggia, però il mare comunque è sempre bello limpido, eh? Solinas, spiaggia di Solinas. Bello, bello. Complimenti Sardegna. Ragazzi, qua il room tour ci sta, e ci sta alla grande, guardate. Stanza con letto enorme. Ok. Bagno enorme. Guardate, enorme, enorme. E in più c'è, qua c'è il balcone, il balconcino che dà su. E da sulla il panorama misto collinare e mare di là. Proprio bella. Mi è costata un po', però dai, ne è valsa la pena per un paio di giorni relax completo. Poi sabato avrò il traghetto, quindi ovvero fra 2 giorni avrò il traghetto che mi porterà in Sicilia. E niente, ragazzi, in Sicilia starò poco e poi rientrerò verso casa facendo appunto tutto il resto dello stivale. Quindi adesso questi 2 giorni saranno dedicati al relax. Ma domani farò una cosa molto, penso, molto carina, ma vedrete nel prossimo video. Quindi per questo video direi che è tutto. Vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!